Ciao a tutti, io sono Ilenia, ben tornati in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a vedere dei metodi per organizzarsi e leggere di più. Questi metodi sono soggettivi, quindi potrebbero non valere per voi, però potete tranquillamente prendere spunto e adattare questi metodi alla vostra personalità e ai vostri impegni. Prima di tutto, io consiglio sempre di utilizzare la tecnica del pomodoro, che molti forse utilizzano per studiare, però può essere utile anche in tantissimi altri campi, in tutto. Anzi, la tecnica del pomodoro prevede prima di tutto stipulare una lista di cose da fare. Potete decidere voi l'ordine, dalla più importante alla meno importante, io faccio. E dopo la tecnica del pomodoro prevede 25 minuti di azione, di impegno, e iniziate dal primo punto e fate quella cosa per 25 minuti. Poi dovete lasciare, scattato il tempo 25 minuti, lasciate così a metà, una frase a metà, una torta a metà, anche un lavoro a metà, non importa, lasciate tutto, staccate la mente per 3 minuti. Io di solito la prima pausa la faccio appunto di 3 minuti. Che dovete fare tutt'altro tranne il lavoro che state già facendo nei 25 minuti. Potete ascoltare la musica, leggere una pagina di libro, controllare i social, andare al bagno, bersi un bicchiere d'acqua, sciacquarsi la faccia, prendere un caffè, non so, qualsiasi cosa. E dopo quei 3 minuti riprendete il vostro lavoro per altri 25 minuti. Di solito io la seconda pausa la faccio di 5 minuti. E poi riprendo di nuovo 25 minuti per 4 pomodori, quindi 4-25 minuti più 4 pause. Di solito io li aumento di 2 minuti le pause. E credo sia molto utile questa tecnica, così il cervello si stacca e non è sempre concentrato su quello che state facendo. Magari siete al lavoro, state utilizzando il computer. Qualcuno sta ancora lavorando da casa, smart working, quindi utilizza il computer. Magari state leggendo e dopo 25 minuti il cervello è un po' fuso, anche gli occhi si iniziano a stancare, quindi dovete staccare un po'. La cosa importante è che non dovete assolutamente pensare: ok, finito 25 minuti, finisco questa frase e poi faccio pausa. No, non lo dovete fare, lasciate a metà la frase o qualsiasi altra cosa, tranne che se vi sta bruciando la casa, dovete spegnere il fuoco, spegnete e poi pausa. Non dovete pensare assolutamente di finire quello che state facendo, no. E per me è molto utile questa tecnica del pomodoro, mi aiuta a essere più concentrata e in un'ora faccio più cose con la tecnica del pomodoro piuttosto in un'ora tutta di fila senza pause, senza questa tecnica del pomodoro. Poi io di solito organizzo le mie letture in base al numero di pagine o anche al numero dei capitoli. Se un libro è ciccione e vorrei finirlo in breve tempo, di solito leggo un centinaio di pagine al giorno. E io un centinaio di pagine, le leggo, in un paio d'ore. Oppure potete anche suddividere in 50, in 25, non so. Comunque dividere le pagine per i giorni. Potete anche, pensare, ok, questo libro lo leggo in un mese, in un giorno, quindi per leggere in un mese devo leggere tot pagine. Oppure, se devo finire questo libro in un mese, leggere tot capitoli. Ovviamente potete fare lo stesso ragionamento se volete finirlo in una settimana, in 10 giorni, in 15, in 20, in un giorno, non lo so. Potete decidere voi il tempo di lettura di un libro. Oppure potete anche pensare: mi metto sul letto e leggo solo 2 ore. Quello che leggo, leggo. Basta che siano quelle 2 ore. Io di solito leggo la sera, quindi potete scegliere quelle 2 ore dove dovete solamente leggere in qualsiasi momento della giornata. Potete leggere la mattina appena svegli, appena dopo pranzo, o prima di pranzo, prima di cena, mentre cucinate, ascoltate un audiobook.
Io purtroppo non posso farlo spesso, ascoltare gli audiolibri, perché non ho le app a pagamento che mi permettono di ascoltare gli audiolibri, li ascolto su Spotify, quelle che ci sono ovviamente. Però aiutano, magari stiamo cucinando, stiamo andando in bicicletta, non lo so, qualsiasi cosa che non ci permetta di stare col libro aperto, gli audiolibri aiutano. Se potete permettervi di pagare le applicazioni adatte per ascoltare audiolibri. La cosa che mi aiuta tanto è anche la musica di sottofondo, ma non le canzoni con le parole, ma solo la melodia. Di solito quando posso scegliere, scelgo una melodia adatta al libro che sto leggendo. Se sto leggendo un thriller, scelgo una musica un po' suspense, no? Quelle che ti fanno un po' paura, che ti fanno salire un po' l'ansia, perché mi fanno entrare ancora più nel mood. Così come se devo leggere Game of Thrones, scelgo soundtrack di Game of Thrones, così come Harry Potter. E potete però scegliere qualsiasi sound, non so come posso chiamarli. Io di solito digito ASMR Ambience e scelgo quella che mi piace di più, che potrebbe piacermi di più. Io ho già una playlist privata di tutti gli ASMR Ambience preferiti che ascolto più spesso. E potete anche vedere la durata, quindi come dicevo prima, se volete leggere un'ora, due ore, tre ore, mezz'ora, potete utilizzare questi sounds, questi ASMR ambience, in base alla durata. Ne scegliete uno da mezz'ora, quindi da che inizia, che finisce questo audio, voi leggete. Quando finisce, chiudete il libro e tornate a quello che dovete fare. Io vi consiglio sempre di ritagliarvi, ovviamente anche in base a ciò che fate nella vita, non so, lavorate, studiate, altri impegni, questo tempo che potete scegliere voi, appunto anche in base a quanto siete stanchi dopo aver fatto un'attività fisica o, non lo so, un lavoro, magari lavorate tanto e lavorate, vi stancate fisicamente. Però la cosa più importante è non togliere tempo ad altre cose più importanti, come il lavoro, la famiglia o la spesa, o qualsiasi altra cosa più importante, e neanche agli altri hobby che avete. A me piace guardare le serie TV, quindi mi ritaglio del tempo per leggere e del tempo per guardare le serie TV oltre allo studio, perché poi ho bisogno di svagarmi e di rilassarmi e guardare serie TV, leggere. E ovviamente tra tutti questi ritagli che mi faccio durante la giornata c'è anche YouTube è un'altra mia passione, un altro mio hobby, quindi mi ritaglio quell'oretta per registrare, e editare, pubblicare un video. Bene, questo video è finito, questi sono i miei metodi per leggere di più, essere sempre in allenamento con la lettura. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi ai commenti se possono essere utili questi suggerimenti, o se volete lasciarmene altri per applicarli. Io proverò ad applicare i vostri metodi e vediamo se riescono meglio di quelli che ho. Al momento sono abbastanza soddisfatta dei risultati. E bene, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!